chiusa la Leopolda, restava in ballo la data stessa delle primarie del PD del centrosinistra, previste in un primo momento per il 7 febbraio a Napoli, fissate ieri dalla direzione invece per il 28 febbraio. Nelle ultime settimane si era fatta largo la voce che sarebbero slittati al 20 marzo, visto che le elezioni amministrative dovrebbero tenersi a metà giugno. La data era però ritenuta troppo vicina alle elezioni e quindi per le primarie il PD ragionava su due ipotesi, domenica 28 febbraio o quella successiva il 6 marzo. Stabilita la data del 28 febbraio, ora occorre redigere un regolamento. Si partirà dalla base di quello usato per le primarie che hanno condotto all'individuazione del candidato presidente della Regione Campania. Sarà poi sottoposto alla direzione domani pomeriggio per l'approvazione. Indicati i tempi di presentazione delle candidature dal 7 al 29 gennaio. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha visitato il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, la Farmacia Storica degli Incurabili, punto d'incontro tra scienze e arte che ha conosciuto un recupero storico-artistico davvero straordinario. Inoltre ha inaugurato la sala dedicata a Ferdinando Palasciano. In questi luoghi sono passati alcuni fra medici più importanti del mondo che hanno fatto onore alla storia medica campana e del paese, personalità accomunate da una caratteristica, la dedizione al bene degli altri. In questi luoghi c'è un concentrato della storia di Napoli, della storia d'Italia, delle cose più antiche e più moderne che può vantare il nostro paese. In questi luoghi sono passati alcuni fra i medici più importanti del mondo, che hanno fatto onore alla storia medica e al nostro paese, alla cultura dell'Italia. Vedete, tutte queste personalità sono accomunate da una caratteristica, la dedizione al bene degli altri. Questo, gli incurabili, è un luogo di grande sofferenza, ma è anche un luogo di dedizione al bene degli altri. Avremo l'esigenza di offrire al personale medico infermieristico condizioni di lavoro sempre più agevoli, sempre più all'avanguardia. Avremo il dovere di dare alle nostre famiglie, soprattutto alla povera gente, la possibilità di curarsi, di avere una serenità rispetto a problemi di salute. È un lavoro immane che dovremo fare, ma sono estremamente fiducioso. Faremo di tutto, veramente di tutto, per voltare pagina nella sanità campana e per costruire un'organizzazione sanitaria che sia all'altezza della grande tradizione rappresentata fra gli altri da Ferdinando Palasciano e dai grandi medici che hanno onorato, arricchito, illustrato la tradizione medica e quella culturale del nostro paese. Grandi foto che possano togliere il fiato a chi le guarda. Zenitale vuol dire una fotografia in pianta ortogonale, quindi non hai parametri di inclinazione, sei obbligato da quel punto di vista e quindi la creatività non ha spazio di muoversi più di tanto. Però tutto quello che vedi da quel punto di vista, se riesci a combinarlo bene, è talmente diverso da quello che vedi da ogni altro punto di vista che è capace di sorprendere. Un occhio dall'alto, un occhio privilegiato che è stato quello di Massimo Sestini. Il bilancio di questa esperienza com'è stato? Bello, interessante, abbiamo conosciuto un grande professionista, ci ha dato qualche grattacapo, si sporgeva, si chiedeva delle cose particolari, abbiamo cercato di assecondarlo in tutto, rimanendo nella sicurezza. Com'è il vostro rapporto con i colleghi a terra? Forniamo un supporto molto importante ed essenziale per qualsiasi tipo di attività, si parte dall'ordine pubblico, supporto stradale, immagini direttamente nelle sale operative delle questure.
questi ultimi mesi ho vissuto molto i piloti degli elicotteri, i dirigenti dei reparti volo, gli specialisti, perché il calendario è fatto l'80% dal cielo, ma anche nel personale di qualsiasi altra specialità o di qualsiasi altra tipologia ho trovato persone che fanno un mestiere perché hanno un movente interiore particolare, il senso del dovere. Nell'ambito dell'iniziativa natalizia Serre d'Inverno, che rallegrerà Battipaglia fino al 6 gennaio, lo spettacolo Giochi e divertimenti al Pala Puglisi di Belvedere. Diversi momenti di divertimento e musica, ma anche confronto su sport e alimentazione, su iniziativa del presidente dell'associazione Giovani in Movimento Giuseppe Salvatore, che ascoltiamo insieme all'ospite della serata, direttamente da Made in Sud, Ciro Giustiniani. Siamo qui collegati dal Pala Puglisi di Battipaglia con l'associazione Giovani in Movimento, che ha, diciamo, è fautore di questa iniziativa a Battipaglia, perché era un po' di movimento per i ragazzi battipagliesi. Ospite d'eccezione Ciro Giustiniani. Ciro, come ti sembra la manifestazione? In movimento, sempre in movimento. No, è una bella cosa, un bellissimo gruppo di giovani che si sono dati da fare per una cosa importante qui a Pala Puglisi, per il loro quartiere, per il loro paese Battipaglia, dove a Battipaglia è la patria della mozzarella e bufala, e abbiamo proprio qui un bel presentatore di bufalo. Voi se lo vedete, lui è fatto proprio a bufalo proprio. No, a parte gli scherzi, senza fare la bufala, sono molto contento e sono onorato di stare qui in mezzo a voi, e sto bene, sto a casa mia. Credo che l'onore sia tutto nostro di avere un ospite del genere, diciamo, ti seguo sempre in TV, quindi è piacere mio. Grazie. E se mi segui sempre, dopo accompagnami all'autostrada, che non so dove, magari ti seguirò io stavolta, però... Va benissimo, grazie Ciro. Parliamo con Giuseppe Salvatore, uno dei maggiori responsabili di questa iniziativa. Giuseppe, descrivici un po'. Io ringrazio Ciro per la presenza, è un onore di essere venuto qua a Battipaglia. Abbiamo organizzato questa manifestazione con un gruppo di giovani su Battipaglia, un'associazione che si muove su tutto il territorio battipagliese, per dare anche un po' di risalto alla nostra città. E per me Ciro lo ammiro tanto, perché lo seguiamo tanto. È un sogno erotico. Ancora no. No. Ciro, è un onore averlo qui, lo seguiamo tanto su Made in Sud, quindi grazie Ciro per la tua presenza. No, ragazzi, di nuovo, l'onore è mio, sono io contento di questa cosa, sono molto molto felice e spero di rivederci anche per fare una mangiata, non Bravo, solo Ciro, per... infatti. Spartiamo ogni pavo su, non è che... No, se permetti, la mozzarella la offriamo noi, perché siamo di Battipaglia, quindi... È l'occasione per rivederci la prossima volta e farci una bella mangiata di mozzarella insieme. Guarda, io devo accettare. Devi accettare. Devo dire che lo spettacolo è completamente gratuito e grazie a Ciro, grazie ai ragazzi, grazie a Battipaglia che ci sono stati vicini, i cittadini, e ci vediamo sul palcoscenico con Ciro. A breve. Tra poco. E se venite domani mi ritrovate, fin quando non venite, tutto quanto, fino a Natale. Se non venite, noi aspettiamo a voi, però venite, venite tutto quanto, quando paghiamo noi a loro, paghiamo loro a voi, pagano loro a voi, pagano. Ok. Attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con l'utilizzo di 4 miliardi e 113 milioni di euro, la Regione Campania avvia progetti chiari, sostenibili e concreti per il lavoro e l'innovazione. Sostenere le imprese favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie. Recuperare e difendere l'ambiente. Valorizzare il prodotto turistico e culturale. Completare e integrare il sistema dei trasporti. Migliorare la qualità della vita. Rendere efficienti gli edifici scolastici. Realizzare uno sviluppo urbano integrato. Campania 2020, la regione volta pagina,
è il momento di avere fiducia nel futuro. Anche quest'anno si rinnova l'ormai tradizionale appuntamento del presepe allestito in Piazza della Repubblica, creato dai ragazzi del centro Elion. Siamo con la direttrice Carmen De Vita, un appuntamento ormai atteso da tutti gli ebolitani. Un Natale ebolitano senza il presepe dell'Elion non sembra un Natale. Tanto il lavoro dei ragazzi, in questo momento si sta esibendo il coro del centro Elion. Bravi ragazzi e brava la nostra solista Simona. Ogni anno un passo in avanti, quest'anno i laboratori di integrazione. Sì, beh, insomma, questa è un po' una realtà fattiva, quella che noi già adesso possiamo toccare con mano. Questo sempre per favorire quello che è il nostro grande obiettivo, l'integrazione dei nostri ragazzi con, diciamo, diversamente abili, con ragazzi invece, insomma, normalmente dotati. E vi posso garantire che è meraviglioso vedere come loro cercano di integrarsi rispetto ai lavori, il fatto di scambiarsi, insomma, delle tecniche manipolative, ecco, sono forme di confronto che servono senz'altro a favorire quello che poi, come dicevo prima, un po' l'obiettivo, quello dell'integrazione, e poi per motivare sempre di più i ragazzi al saper fare, che credo sia veramente importante, quindi alla produttività. Il centro Elion con questi laboratori dimostra praticamente un'integrazione, non è più una struttura a sé stante che opera per la riabilitazione, ma una struttura che opera per l'integrazione. Le scuole che hanno partecipato, la risposta degli ebolitani? Allora, diciamo, ecco, l'80%, se possiamo parlare di percentuali, proprio tutto il territorio a questo progetto ha risposto in maniera forte, quindi non ci aspettavamo nemmeno noi, insomma, questa forma di impegno preso, perché poi è sempre difficile, insomma, cercare di contenere, raggruppare, distribuire, insomma, le varie scuole poi presenti sul territorio. Il centro Elion si conferma centro di eccellenza ad Eboli e non solo, punto di riferimento in tutta la Campania. Anche quest'anno ha raccolto una sfida, quella dell'integrazione. Le telecamere di 6 TV seguiranno i laboratori. Dottoressa, l'appuntamento è al centro. Grazie davvero. Centro Elion, reparto di sartoria per i laboratori Natale in famiglia. Ha lanciato dal centro Elion un progetto pilota che riscuote già grandissimo successo, soprattutto fra virgolette tra gli utenti, i bambini delle scuole elementari di Eboli. Circa 700 bambini frequenteranno il centro riabilitativo da qui fino a Natale. Un progetto di integrazione con gli ospiti, ma che al tempo stesso mette gli alunni delle scuole primarie ebolitane a contatto con la natura, con gli animali, ma soprattutto con attività manuali quali il laboratorio in serra con le piantine o il laboratorio sartoriale di creazione. Proprio su questo poi ci saranno delle novità che verranno trasferite anche in piazza nei giorni immediatamente prima del Natale.
Siamo con la dottoressa Carmen De Vita, l'abbiamo lasciata all'allestimento del presepe in piazza, la ritroviamo qui all'interno del centro per i laboratori in famiglia. Dottoressa, circa 700 alunni stanno ruotando intorno al centro. Allora, prima di tutto con questi ragazzi c'è stato, e con le scuole e con l'impegno delle insegnanti, insomma, che vanno premiate sotto tutti i punti di vista. Non ci aspettavamo una risposta così bella, così positiva, così produttiva, perché ecco, i lavori realizzati dai bambini in collaborazione con i ragazzi, insomma, della nostra struttura ha permesso anche noi di rilevare delle abilità, come dire, misurabili anche oggettivamente. Per quanto riguarda invece, come dire, la progettualità in INIR, è un qualcosa che senz'altro lo si può realizzare con l'impegno costante da parte delle insegnanti, dei bambini, dei genitori di questi bambini, con il nostro personale, che quindi possa arricchire al di là della produttività del prodotto realizzato, proprio come arricchimento emotivo da parte di questi bambini, quello che è la loro esperienza umana al di là della motricità fine, della motricità globale, al di là di tutto questo, insomma, proprio essere parte integrante del loro sviluppo nel corso del tempo. Il 21 dicembre il centro Elaion con il vescovo, l'arcivescovo di Salerno, inaugurerà il presepe vivente in piazza. Ci sarà un'offerta libera, una raccolta fondi per Medici Senza Frontiere. Mi riaggancio riportando le parole del Santo Papa, no? Il tema della misericordia, del perdono, della solidarietà e della pace. Credo che debba essere letto in quest'ottica, senz'altro. Siamo con la maestra Rosa Caputo del plesso di Casarsa, primo circolo. I ragazzi si sono relazionati con gli ospiti del centro, ma al tempo stesso hanno riscoperto una manualità. Sicuramente una manualità e anche una realtà un po' diversa dal punto di vista umano, insomma, però i ragazzi non hanno avuto nessun problema ad integrarsi con loro, hanno socializzato, quindi è stata veramente un'esperienza validissima. Qualche reazione di qualche bambino, vuole ritornare, gli è piaciuta? Sicuramente sì, è stata un'esperienza valida, per cui ritengo che sia il caso magari di ripetere anche nel corso dell'anno scolastico o negli anni prossimi.